L'euro è dunque la nuova moneta dell'Unione Europea. L'euro è una costruzione politica che deriva da un grande fatto storico-politico, l'unificazione della Germania. Oggi, secondo me, stiamo assistendo, non è un paradosso, al grande successo dell'euro. E qual è la manifestazione più concreta del grande successo dell'euro? La Grecia. Questa Italia ce l'hanno messa in quel posto quando siamo entrati nell'euro. Non ci hanno chiesto neanche il parere. Ci siamo entrati e lo sapevano. Lo sapevano. Non potevi mettere una moneta unica con economie che erano disastrate una diversa dall'altra. Chi si occupa dell'euro? ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro. Darf der Euro nicht scheitern und er wird nicht scheitern. Noi vogliamo che ci sia uno Stato in Italia. Noi vogliamo la nostra sovranità monetaria. La Germania oggi è di gran lunga il paese più potente, più forte d'Europa grazie all'euro. Euro sì, ma non così. È una moneta un po' strana, perché è una moneta non di un solo paese, ma di tanti paesi insieme, che però non hanno un governo unitario dell'economia e che non ha alle sue spalle una banca di riferimento e di garanzia. Vorrei che la Banca Centrale Europea per favore. Fosse un pochino più centrata sui bisogni delle famiglie e delle imprese, un pochino meno sulle banche della tecnocrazia di Bruxelles o di Francoforte. In Europa hanno paura perché noi ridiscuteremo tutte le cazzo di cose che hanno deciso loro. Io sono per valutare una seria proposta di col minor danno possibile, di rimanere in Europa ma uscire da lei. Ciao euro, ciao, ciao, ciao. Pochi istanti fa, anzi poche ore fa per essere più corretti, il Ministero del Welfare, così si chiama, ha detto che in Italia nel 2012 ci sono stati poco più di 1 milione di licenziamenti. Nel 2012, nell'ultimo trimestre, quello dell'IMU, ma non solo dell'IMU, la pressione fiscale in Italia è arrivata al 52%, perché ovviamente le tasse le paga, questo vuol dire che la pressione fiscale è anche superiore. E sempre nel 2012 i consumi sono crollati, ovviamente il PIL, cioè la ricchezza prodotta da questo paese, è crollata del 2,5% e probabilmente farà forse meno, ma altrettanto negativamente anche nel 2013. Ma continuiamo, sempre nel 2012 per la prima volta da anni è diminuito il traffico sulle autostrade, economia reale. Sempre nel 2012 l'elettricità consumata dagli italiani, non tanto per il risparmio energetico ma perché le fabbriche hanno chiuso, è diminuita il consumo di energia elettrica in Italia. Nel 2012 80.000 italiani, soprattutto giovani, hanno deciso di andare all'estero. Il 30% di italiani in più rispetto agli anni scorsi. Sono italiani che avevano probabilmente un livello culturale di istruzione superiore alla media e arrivavano da regioni del centro-nord. Un'emigrazione completamente diversa rispetto a quella dell'inizio Novecento o fine Ottocento. E potremmo continuare con questa lista incredibile di dati negativi, però insomma non vogliamo mettervi così di cattivo umore la domenica sera. Il tema fondamentale che cerchiamo di affrontare questa sera: se questa è l'economia reale, se questa è la situazione in cui ci troviamo, possiamo veramente ritenere che l'uscita dall'euro sia la panacea di tutti questi mali? Possiamo veramente pensare che l'euro sia, come può avvenire e come spesso avviene in Italia, quel fantoccio che si individua, che è il catalizzatore di tutti i nostri mali? Questo è il punto che dovremo affrontare questa sera. Che poi l'euro sia stato costruito male, figuratevi un po', un liberista di scuola, diciamo, non proprio ortodossa come è il
sottoscritto già quando l'euro si fece, sostenne che l'euro era una pessima costruzione, ma la vera domanda che oggi ci si deve porre, anzi le vere due domande che ci si deve porre oggi sono: uno, l'uscita dell'euro oggi quanto costerebbe agli italiani? Come si affronta l'uscita dell'euro? Perché senza di questo non si ha serietà. E secondo aspetto fondamentale, siamo davvero certi che i vizi della competitività delle nostre imprese, della nostra tassazione eccessiva, delle regole che non ci lasciano mai in pace, bene, siamo certi che con l'uscita dell'euro avremmo risolto questi problemi che dall'Italia sono diventati parossistici negli ultimi anni? Ne parleremo tra pochissimo. Buonasera da Nicola Porro. C'è una dichiarazione che stupisce. Pochi giorni fa, parlando dell'Italia, Marine Le Pen ha detto: sì, guardo con molta attenzione al Movimento 5 Stelle perché sommando i voti del Movimento 5 Stelle a quelli del PDL noto che in Italia il 75% degli elettori sono contro l'euro. È un'osservazione che arriva da fuori all'imprecisione, la grossolanità di chi ti guarda con un occhio strano che non conosce le meccaniche interne, ma nella sua brutalità ti accende una lampadina in testa. In effetti nessuno di noi, con tutte le analisi che si sono fatte, aveva immaginato di leggere il dato italiano come una sommatoria di partiti anti-euro o pro-euro. Eppure in Francia è stato così. Marine Le Pen, le Front National e in parte anche Front de Gauche di Mélenchon hanno soffiato durante una lunga campagna elettorale battendo su quel tasto: fuori all'euro, fuori all'euro, fuori dall'euro. Oggi, nel giorno in cui scopriamo che scompaiono 1 milione di posti di lavoro, nel giorno dopo la terrificante e violenta contestazione, non tanto alla Boldrini, ma alla contestazione contro lo Stato assassino, oggi, nel giorno in cui questa crisi sembra ancora più dura e Beppe Grillo scrive sul suo sito, attenzione, l'ha scritto oggi, un articolo pubblicato pochi minuti fa, scrive: siamo di fronte al rischio Grecia o al rischio Cipro. La domanda è questa: uno, com'è possibile che il tema più importante della campagna elettorale, euro sì, euro no, sia stato rimosso? Due, questo catastrofismo ha un fondamento oppure no? Ne parliamo e lo scopriamo stasera con le più forti opinioni su questo tema. Buonasera da Luca Teresi. Bene, piccoli cenni dell'universo, no? Oggi faremo, caro Luca, tu la politica, io l'economia e l'euro in centro. Noi abbiamo subito da presentare i nostri ospiti. In studio con noi Loretta Napoleoni, Democrazia vendesi. Questo è un libro che ha a che fare anche con l'euro e anche con la democrazia. Buonasera per essere, e grazie per essere con noi. Buonasera. Questa sera. Possiamo semplificare brutalmente e spiegare che Loretta Napoleoni è una delle economiste a cui i grillini si sono ispirati, che è la posizione più radicalmente anti-euro che esista. Ben fatto. Noi abbiamo subito altri tre collegamenti da presentare subito. Il professor Giulio Sapelli, che vedete in collegamento. Buonasera, professor Sapelli. Buonasera. Grazie per essere ritornato da noi in collegamento da Firenze. Da Milano c'è Oscar Giannino. Buonasera, Oscar. Buonasera. E il professor Brancaccio in collegamento da Napoli. Buonasera, professor Brancaccio. Buonasera. Bene, allora, Loretta Napoleoni, noi abbiamo posto 4 domande con Telese, non ci siamo messi d'accordo prima perché decidiamo all'ultimo secondo che cosa dire, purtroppo, però sono le 4 domande di questa puntata. La prima che io le vorrei fare è: lei pensa veramente che l'uscita dell'euro potrebbe far bene all'Italia? Sì, io penso che l'uscita dall'euro farebbe bene all'Italia, perché l'euro ha fatto male all'Italia. Questo è un paese che sono 15 anni che non cresce e tutto questo è anche relazionato alla creazione di una moneta che è stata fatta male, che è stata fatta prematuramente. Però il punto fondamentale è come uscire, nel senso, noi non possiamo uscire tout court, noi dobbiamo invece avere una strategia, e per fare questa strategia dobbiamo lavorarci sopra, nel senso, bisogna prendere in considerazione una serie di scenari e poi scegliere quello migliore, ma soprattutto dobbiamo farlo non da soli, ma in concerto con gli altri paesi della periferia che si trovano nella nostra stessa situazione. Quindi rimanere nell'Europa, perché io sono una convinta europeista, però rinegoziare quella che è la posizione dei paesi forti nei confronti dei paesi a economie deboli, per arrivare a quella convergenza economica che la teoria economica ci dice è necessaria per avere una moneta comune, quindi per avere un euro
vero, non un euro diciamo sbagliato come quello che abbiamo adesso. C'è un dialogo che ho trovato in rete fra lei e Messora, che è anche ora il portavoce del Movimento 5 Stelle a livello istituzionale, è un dialogo proprio su questo tema in cui lei dice l'euro è stata l'occasione dei paesi del nord Europa di arricchirsi, guadagnare competitività nel cambio, mentre l'Italia ha perso la sua libertà. Lei fa l'esempio dell'Audi, dice l'Audi 20 anni fa nessuno, o la BMW, nessuno se la poteva comprare, adesso costa come una panda. È una provocazione, ma può spiegare con questi esempi? Anche il suo libro è pieno di tabelle sinottiche anche sul modo in cui è aumentato il cambio. Ecco, che cosa intende dire esattamente? Sì, io quello che ho spiegato è che praticamente si è verificato all'interno di questa costruzione di Eurolandia una sorta di colonizzazione interna. Questo perché? Perché chiaramente i tassi di cambio sono rimasti bloccati. Allora, noi pensiamo sempre alla svalutazione, che sicuramente era una pratica non onorevole. Ogni tanto la lira valeva di meno. Ogni tanto la lira veniva svalutata, però l'altra faccia della svalutazione è la rivalutazione, che vuol dire che il marco tedesco chiaramente si apprezzava. Perché? Perché rispecchiava un'economia molto più forte della nostra economia. Ecco, noi abbiamo bloccato questo sistema, il che vuol dire che in passato la BMW piano piano costava sempre di più perché chiaramente il tasso di cambio aumentava e noi chiaramente svalutavamo. Adesso però non è più così, quindi la competitività dell'industria tedesca, in particolare parliamo della BMW, chiaramente è aumentata proprio perché non esisteva le più posso questo fare divario. Lanciamo subito il web domandone perché abbiamo poco tempo, oggi la puntata è più breve. Lorenzo Matteazzini, il nostro scrutatore, cioè l'ha dipinta così: sondaggio, all'Italia converrebbe uscire dall'euro? Sì, no, molto converrebbe, semplice. La parola converrebbe. Chiave è converrebbe per i nostri telespettatori. Volevo mettere sull'hashtag in onda. Sull'hashtag in onda trovate su Twitter e potete rispondere alla cosa. Vorrei subito mettere in collegamento con noi Sapelli, Giannino e Brancaccio. Sapelli, una sua prima valutazione rispetto a quello che abbiamo detto in studio in questo momento. La radicalità della crisi economica mondiale che investe anche l'Europa ed è maggiorata ed amplificata dell'euro non deve farci dimenticare che la causa della crisi non è l'euro. La crisi è la crisi di sovrapproduzione capitalistica per un enorme spostamento di ricchezza che c'è stato in 20 anni dal profitto capitalistico alla finanza deregolata e ad altissimo rischio e governata da manager stock-opzionisti. E secondariamente l'impoverimento dei mercati interni, voglio ricordarvi che nelle statistiche che avete ricordato dell'Istat è aumentato di una percentuale significativa coloro che cercano lavoro dopo i 65 anni. Questo vuol dire che abbiamo i pensionati impoveriti grazie alla riforma Ciampi-Pennacchi, che ha distrutto il modello redistributivo e ha introdotto il modello contributivo. Quindi le cause della crisi non sono nell'euro, è un'illusione monetarista di descrivere anche la questione delle difficoltà attuali. Il predominio dei paesi teutonico nordici è soprattutto un predominio che si effettua con elevati investimenti e alta produttività di questi paesi. Quello che fa ed è decisivo per uscire dalla crisi è rimettere in moto keynesianamente la macchina degli investimenti, non illudersi col giochetto dei cambi. Questa è una visione economica che oggi è ancora mainstream, ma che è stata distrutta dall'esperienza storica. Quindi prima di riflettere sull'euro o no, bisogna riflettere sulle crisi, che è una crisi capitalistica, non della moneta, ma della struttura produttiva disuguale. Le faccio un'altra domanda. L'unificazione dell'euro è un fatto politico. Le faccio un'altra domanda a Sapelli, non che economico. Poi vorrei girare a tutti. Ricorderete sicuramente che una delle prime dichiarazioni il giorno del voto di Grillo fu: adesso ci vuole un referendum sull'euro. Secondo lei è possibile prendere questa decisione, ammesso che lo sia rispetto ai trattati, ma in linea teorica prenderla con un plebiscito, con un referendum? Io sono contrario per principio ad ogni forma del referendum. Sono già sospettoso verso il suffragio universale. Non c'è niente da ridere.
Guardi un po' cosa abbiamo fatto col referendum sul nucleare. Quindi smettetela di scherzare col fuoco. No, no, il suo referendum nada de nada. Professor Sapelli, ci mancherebbe solo più referendum su cose così tecniche. Lasciamo decidere a coloro che sanno, politici e tecnici. Lei che guarda ne pensa? Come è finita col nucleare. Dunque, io assolutamente sono a favore del referendum. È uno strumento di democrazia. Nel momento in cui alcune decisioni non si riesce a prenderle sulla base della procedura parlamentare, e se sono procedure molto, molto importanti, allora parliamo dell'aborto, parliamo del divorzio. Cioè, lei che cosa avrebbe fatto? Non avrebbe fatto un referendum? Saremmo rimasti alla legislazione? Assolutamente no. Ah, quindi avremmo avuto un'Italia senza divorzio. Mi sarei affidato alla democrazia parlamentare. Sono contrario a ogni forma di democrazia diretta, salvo che in piccole unità economiche, cooperative autogestite. Bene, ci piacciono così le tesi quando sono contrapposte. A questo punto chiamiamo in causa Oscar Giannino per chiedergli come si posiziona in queste questioni. Posso che vorrei fare una piccola Oscar. Ci sono due posizioni importanti, a parte la questione della democrazia diretta, che è molto importante ed è seria, ha ragione, non si deve ridere su quello che ha detto Sapelli, perché è molto seria la posizione che ha, secondo me, espresso Sapelli. Però c'è una posizione, cambi moneta, che ha espresso la professoressa Napoleoni ora in studio, e poi c'è una posizione invece di keynesiana, di interventi e di investimenti pubblici e non pubblici necessari per riprendersi dalla crisi, che è Sapelli. Scusatemi se ho sintetizzato, professori, ma Giannino adesso ci dà la sua invece idea su questi due fronti. Ma siccome non stiamo facendo qui una conferenza sull'area monetaria ottimale di Bob Mandel, cerco di essere semplicissimo. Allora, è ovvio che l'euro non ha mai avuto, fin dall'inizio, è stata una decisione politica, come diceva il professor Sapelli, le caratteristiche di un'area monetaria ottimale. Cioè, se non unisci i mercati sottostanti dei beni e dei servizi, come è negli Stati Uniti, ci hanno messo decenni per unirli, mica un giorno, le curve di costo non si equilibrano. E quindi chi ha le curve di costo più contenuto e investe di più, i tedeschi, perché la BMW non ha saltato un ciclo di investimento, mica era come la Fiat, purtroppo, ecco che si avvantaggia. Da questo punto di vista, il pezzo di ragionamento che condivido con quello della professoressa Napoleoni è un fatto che deriva dai limiti intrinseci dell'euro. Seconda considerazione. Come abbiamo noi utilizzato in passato nella storia italiana, quando stabilivamo noi il tasso di interesse, prima lo stabiliva il Tesoro fino all'81, addirittura la politica, poi la Banca d'Italia, eccetera, eccetera, lo abbiamo utilizzato in una maniera da avvantaggiarci in come funzionava all'epoca il mercato mondiale. Adesso è tutto cambiato, ha ragione su questo Sapelli? No. Lo abbiamo purtroppo usato malissimo, perché la politica italiana, quando decideva lei il tasso di interesse, e poi è continuato a essere così, ha usato purtroppo la leva monetaria per inflazionare, ridare di tempo in tempo competitività che noi non accumulavamo con gli investimenti, e quindi l'ottimizzazione di tutti i fattori della produzione, e di volta in volta respiravamo così, ma scendevamo nelle graduatorie internazionali. La professoressa Napoleone dice: beh, se abbiamo imparato la lezione, un domani che recuperiamo la leva monetaria dei tassi di interesse, eviteremo di fare gli errori di prima. Perché immagino che la professoressa Napoleone mica ci dice che torniamo a fare le politiche degli errori degli anni 70 e 80. Capisco. Però purtroppo la politica italiana ha decenni e decenni di errori accumulati alle spalle, inflazione a doppia cifra, eccetera, eccetera. Conclusione. A oggi, a Costituzione vigente, ricordo a tutti che referendum, sia pure abrogativi, quando ci sono trattati internazionali di mezzo, non si possono fare. Si può sempre cambiare la Costituzione. Però la Costituzione attuale, diciamo, è più a favore di Sapelli che a favore di 5 Stelle e Napoleone. Bisogna cambiarla quella Costituzione, altrimenti il referendum è semplicemente... Io sono assolutamente d'accordo sul fatto che noi un referendum sull'euro non lo possiamo fare, perché è un trattato internazionale. Allora, questo l'ha detto Grillo, l'ho detto io. Concludo e dico, pur con tutti i difetti dell'euro, nel 96 noi giravamo l'Italia con l'allora amministratore delegato della Fiat Romiti e all'epoca banchiere centrale Fazio, dicendo agli italiani: guardate che la moneta unica è una roba che o si diventa ipercompetitivi nell'economia reale e si mette la finanza pubblica in regola, oppure, come ovvio, ecco quello che è successo. Non ho cambiato idea rispetto ad allora. Quindi la mia conclusione è che nel frattempo che l'europolitica ha commesso un mucchio di errori in questi 3 anni di crisi, ci vogliamo dimenticare che nei primi 8 l'euro però all'Italia
ha fatto scendere il costo dell'interesse pubblico da più di 12 punti di PIL ogni anno a 5 punti di PIL. Nel frattempo, in quegli 8 anni, è stata Berlino e l'euro, o sono stati i politici italiani che hanno preferito, invece di tenere l'equilibrio di bilancio e abbassare le imposte, alzare la spesa corrente? No, beh, insomma, l'errore è stato ci siamo a Roma. ci siamo mangiati allora, i benefici sui tassi di interesse. Diamo la parola al professor Quindi, da questo punto di vista, e concludo, il problema è che l'Italia è vero che dovrebbe riequilibrare, purtroppo, le misure assunte sull'euro solo a vantaggio di quelli che ha forte competitività e in equilibrio di bilancio. Perché noi abbiamo bisogno di un po' di tempo in più per riequilibrare la competitività, però bisogna farlo dicendo la verità su questi livelli folli di spesa pubblica e di pressione fiscale, perché sono quelli che ci uccidono. La Germania nel 2002-2007, quando era il grande malato d'Europa, e ho finito, diminuì di 5,5 punti la spesa e la pressione fiscale e aumentò la competitività. È quello che noi non abbiamo mai imparato a fare. Ecco, forse ci serve pure questo. Però il tema è sempre questo, perché noi io l'ho detto nell'introduzione e voglio parlarne subito con Brancaccio. Pensiamo che l'euro sia il feticcio di tutti i nostri problemi e non riflettiamo sul fatto che nei primi 10 anni ci ha dato un po' di ossigeno e oggi questo ossigeno non ce l'abbiamo più. Facciamo anche una sorta di esemplificazione per i non addetti ai lavori che ci seguono a casa. Cioè la Napoleoni ferocemente no euro. Sì. E Sapelli a difesa dell'euro. Giannino problematico. Brancaccio credo che sia moderatamente critico o no? Brancaccio. Ma la mia sensazione è che un po' si pianga sul latte versato, cioè nel senso che noi possiamo fare poi tutte le considerazioni che vogliamo intorno alle ragioni per cui c'è uno squilibrio strutturale tra le varie economie della zona euro, tuttavia quelle fanno parte della storia. E il problema enorme di fronte al quale ci troviamo è che l'attuale tentativo di rimettere in equilibrio la zona euro a colpi di politiche di austerità non sta funzionando. Ed è qui che evidentemente ci troviamo. E quindi io ho il sospetto, o il vago sospetto, che il tracollo della zona euro possa ad un certo punto diventare qualcosa di inesorabile, al di là delle nostre volontà e dei nostri auspici in questo interessantissimo dibattito. Ma scusi, detto questo, ovviamente, se vogliamo... Mi scusi, se posso, diciamo, articolare un attimo il ragionamento. È evidente che nel momento in cui poi andiamo a discutere di costi e di benefici dell'uscita dall'euro, io vorrei anche provare un po' a sgombrare il campo da una certa quale, se posso permettermi, una certa ipocrisia interclassista, nel senso che ci sono modi diversi di uscire da un regime di cambi fissi. La storia ci dice che ci sono modi diversi. Ed allora, per esempio, uno dei problemi che si attraversano quando si abbandona un regime di cambi fissi è il problema dell'inflazione. La storia ci dice che ci sono state delle uscite da regimi di cambi fissi in cui c'è stata un'inflazione sostenuta, ci sono stati altri casi in cui invece l'inflazione era moderata. Certo è che c'è questo punto interrogativo. Ora, è evidente che si può uscire da un regime di cambi fissi, dalla zona euro, fregandosene del problema dell'inflazione e quindi, per esempio, lasciando i salari esposti ad un rischio di inflazione, oppure alternativamente si potrebbero adottare dei meccanismi di protezione dei salari, come per esempio una indicizzazione dei salari. Ecco, questo per chiarire che quando si vuole discutere di costi e benefici di una eventuale uscita dall'euro, bisogna anche chiarire come, perché esistono modi, se posso brutalmente semplificare, modi di uscita di destra e modi di uscita di sinistra, bravo, Brancaccio. Un vecchio ma credo non desueto linguaggio. No, bravo Brancaccio, perché dobbiamo rendere la cosa, dobbiamo fare uno sforzo tutti quanti di rendere la cosa Facciamo un po' rivedere semplice. Ancora per un secondo il tweet domandone, eccolo lì, Vittorio, fallo vedere. Uno, se siete favorevoli, converrebbe se l'Italia uscire conviene dall'euro, uscire dall'euro, sì, due, se non conviene. No. Sono molto curioso di questo risultato. La questione fondamentale, Napoleoni, è quella che diceva
Brancaccio, perché fondamentale per chi vuole uscire dall'euro. Perché uno dei motivi per i quali si vuole uscire dall'euro, che alcuni dicono noi usciamo dall'euro perché non ce la facciamo più di avere le nostre merci che sono invendibili all'estero, perché il cambio è sbagliato. E però quelle sono tutte idee di forte svalutazione dell'eventuale lira o euro 2 rispetto all'euro attuale. Quindi sono tutte politiche che vedono, come le posso dire, un'uscita di destra, semplicemente. Ma noi già l'abbiamo fatta nel 92, in realtà, un'uscita di questo tipo, perché quando abbiamo svalutato assolutamente nel 92, dopo diciamo, il crollo dell'ECU, quando avevamo tutto quanto il sistema di cambi, che secondo me era un po' le prove generali, diciamo, di questo euro. E il paese 18 mesi dopo ha ricominciato a crescere, nel senso poi questa inflazione in realtà non si è verificata come molti avevano previsto. Ma ci legammo subito al sistema monetario europeo, dopo. Subito dopo noi facemmo una serie di sacrifici assolutamente immensi, ci venne detto noi dobbiamo sacrificarci perché questo è l'unico modo per poter andare avanti e per poter continuare a crescere. Gli inglesi invece hanno fatto esattamente il contrario, sono andati a Maastricht e hanno introdotto la famosa clausola di non partecipazione. Quindi due situazioni diametralmente opposte, partendo dallo stesso problema, perché sono le due monete che poi furono costrette ad uscire proprio a causa della pressione, furono la sterlina e la lira. Perché? Perché non reggevano quel tasso di cambio, quindi che era un tasso non fisso, però molto vicino al tasso fisso, con una fluttuazione di più meno 6%. Allora, noi già abbiamo avuto un'esperienza di questo tipo, quindi secondo me... E lei dice gli inglesi gli è andata bene, noi che non abbiamo... Gli inglesi gli è andata bene, cioè gli inglesi hanno scelto secondo me la strada giusta. Lei dice hanno fatto fuori la Thatcher su questo punto. Ma hanno fatto fuori la Thatcher... La Thatcher c'è stato un challenge da parte appunto dello stesso partito, il Partito Conservatore, e infatti John Major poi è riuscito ad avere il sopravvento, quindi ha vinto questa sfida, e John Major è andato a Maastricht e a Maastricht ha negoziato la famosa clausola di non partecipazione. Allora, secondo me la scelta britannica è stata una scelta felice, la scelta italiana non è stata una scelta felice. Allora, su questo ne possiamo discutere. Io volevo però aggiungere una cosa solamente sull'elemento del debito. È verissimo quello che ha detto Oscar Giannino. Noi abbiamo avuto la possibilità di accedere al a tassi infinitamente più bassi di quelli che ci venivano invece imposti negli anni 90. Però questo lo dice anche la teoria economica. La teoria economica dice che se noi creiamo un'area ottimale dove si usa una sola moneta e senza creare una convergenza economica, quindi senza avere delle economie che sono molto molto simili, l'economia più forte diventerà creditore netto dell'economia più debole, che è esattamente quello che è successo. Sapelli, cosa succede dei nostri mutui? Per quanto Brancaccio abbia detto si può predisporre un protocollo, quindi non tutte le ipotetiche uscite sono uguali, che succederebbe dei nostri mutui se l'Italia uscisse dall'euro? Dico i mutui per fare un esempio. Dunque, adesso questa cosa mi piace che lei vuole essere così concreto. Cosa succederebbe dei nostri mutui? Sì, amico chiedo, mio, perdoni. Ma chi lo sa? Ma per favore, ma l'economia non è mica il gioco dei pallottolieri. Siete incredibili, ragazzi. Proprio. Certamente, fammi superare il mio stupore. Che mi affascina sempre etnograficamente. Ti volevo dire che capiterebbe quello che ha detto Brancaccio. Salirebbero alle stelle probabilmente, radendo al suolo i redditi dei più poveri. Il problema vero di questa questione qui dell'euro è che io ero sfavorevole a crearlo l'euro. Certo. Ricordavo le lezioni di Baffi e quindi... Baffi per me era la legge. E naturalmente adesso però uscire provocherebbe altro che i mutui. Ma perché, provocherebbe scusi, quello ma che dice Brancaccio.
Ma non capisco perché, scusi, perché se io ho un mutuo in euro e ho dei depositi in euro, amica, va bene, amica mia, cambiamo, senta. Scusi, io non sono sua amica, non la conosco neanche, scusi, Vabbè, però, ma allora... No, non ho capito, mi faccia fare solamente una domanda. Vabbè, ma scusi, ma innanzitutto lei mi ha interrotto, scusi, e cosa devo dirle, scusa? Va bene, allora finisca e poi le faccio la domanda. No, adesso non state tutti zitti. Sapelli, finisca per favore, posto che abbiamo capito che lei non è amico, però Napoleone è una persona così simpatica, Sapelli, simpatico, converrebbe averlo amico. Come mantiene Sapelli, amico mio Sapelli, finisca il suo ragionamento. Ciao, Porro. Sono Porro. No, volevo dire che è molto difficile contenere tutte le spinte e le controspinte, tra cui bisogna mettere anche quello della speculazione. Che per cui è molto facile che capiti ciò che diceva con grande chiarezza e serietà il professor Brancaccio. Questa cosa poi dopo non è possibile circoscriverla come un esperimento in laboratorio. No, certo, ci però sono le grandi Sapelli, pressioni. Siccome lei è un grande conoscitore dell'industria italiana, andiamo su una questione pratica, ma se vuole anche un po' più generale. La domanda è la seguente: secondo lei l'industria italiana che esporta o che è relativamente forte in Italia, l'euro per questa industria italiana oggi è un peso, perché poi è l'industria che assume, che fa reddito e PIL in questo paese, o no? O il problema è quello che continuava a dire lei prima, cioè la mancanza di investimenti? Il problema per l'industria italiana, risposta molto chiara, per questa industria italiana è un peso perché la sta dividendo esattamente in metà. Quell'industria che riesce a resistere al deficit di competitività che l'euro gli dà, aumentando gli investimenti e la produttività. In questo modo diventa più competitiva nel lungo periodo. Il grande problema dell'industria italiana, però, se posso permettermi, non è solo la competitività verso l'estero. L'industria in Italia sta morendo perché non c'è mercato interno. Perché c'è un mercato interno bassissimo, abbiamo i bassi salari più terribili d'Europa. La cosa che dice Brancaccio è una terribile profezia. Quindi l'industria può recuperare nel breve, trarne vantaggio, non c'è dubbio, tornando a svalutazioni competitive. Però quello che diceva Oscar Giannino è altrettanto vero. Stiamo attenti, la salute dell'industria negli anni 90 era illusoria. Illusoria, potevamo avere dei grossissimi colpi anche prima. Quindi alla domanda ho risposto in un modo complesso, perché la questione è complessa. Ma è evidente. Bene. Invece la soluzione proposta di uscire dall'euro è troppo semplicistica. È chiarissimo. Sì, certo. Allora, dunque, la mia domanda era questa. Se noi ipoteticamente usciamo dall'euro, non ho capito perché i mutui non possono essere convertiti in una nuova moneta che potrebbe essere un euro di serie B o potrebbe essere un ritorno alla lira. Cioè, perché solamente i miei risparmi vengono convertiti? È chiaro, no? Allora, che facciamo? Manteniamo il debito in euro? Certamente è una decisione politica. Ecco, no, siccome lei ha detto, politica, siccome lei ha detto che i mutui, il valore, diciamo, dei mutui andrebbe alle stelle, facendo capire che il mutuo sarebbe rimasto in euro, ecco, io volevo specificare assolutamente no. Nel momento in cui un paese esce da questa moneta, tutto quanto, sia il debito, sia, diciamo, i risparmi, vengono convertiti nella nuova moneta. Quindi, diciamo, dal punto di vista dei mutui, la differenza in realtà non sussiste. Sì, io penso che i mutui che oggi noi ci lamentiamo che sono al 5%, 6%, 7%, con una moneta come la lira, i mutui non sarebbero... Il valore della nuova moneta non si realizza come su un pallottoliere, non è il frutto di una soluzione politica, è il frutto di una variabile di infinite forze, su cui la politica può avere un peso, ma oggi che non c'è più la sovranità economica perché siamo a mercati unificati e c'è la globalizzazione, questo è molto più difficile farlo, dottoressa, lei me lo permetterà.
ci riprendiamo la sovranità monetaria, non abbiamo più bisogno della Banca Centrale Europea che ci stampa gli euro, noi avremo di nuovo una banca centrale, come per esempio ce l'ha il Giappone, potremmo fare esattamente la stessa politica che sta facendo oggi il Giappone, assolutamente totalmente rivoluzionaria. Adesso io non dico Napoleone, che quella politica è diventata berlusconiana, è incredibile, no, è incredibile, allora, è incredibile. No, io sono d'accordo con lei. Su questo sono d'accordo con lei, ma lo faremo non con un'industria come quella giapponese, molto più produttiva e molto più evoluta di quanto non sia la nostra. E questo fa la differenza, non la moneta. Oscar, due aggiornamenti ecco. Nel dare la palla a Oscar. Il primo, che è in corso lo scrutinio per le primarie che decidono il sindaco di Roma, e Marino è in testa con quasi il 50%. Invece è molto più interessante per il nostro dibattito il risultato del breve sondaggio che abbiamo fatto, ovviamente lo precisiamo, riguarda gli ascoltatori in onda che hanno espresso un'opinione su Twitter, ma senti Oscar, il 44,3%, una percentuale che mi sembra enorme, sostiene che all'Italia converrebbe uscire dall'euro, è un segnale sulla nostra opinione pubblica. Beh, posso farti osservare che mi stupisce il fatto che sia solo 44, perché voi gli avete chiesto, converrebbe, se gli aveste chiesto vorresti, probabilmente sarebbe più alto, perché come vedi la somma, la somma di cui è partita la trasmissione dei voti dei partiti che in qualche misura dicono, no, avete fatto sentire da Berlusconi a Grillo e così via, è di più di 44, quindi come vedi gli italiani rispondono, anche quelli che hanno, questo non è un campione statistico, ma che hanno deciso di dare la risposta alla vostra domanda, rispondono riflettendoci sopra, gli avete chiesto conviene, hanno dei dubbi che gli convengono, che non significa che hanno ragione o torto. Tento sinteticamente su tre punti di dire come la penso su quello che ho sentito. Domanda dei mutui, ha ragione Sapelli, non si fanno col pallottoliere, ma dipenderebbe il tasso di interesse sul quale a quel punto si misurerebbero anche i mutui al netto alle banche se risolvessero o meno i loro problemi di funding, eccetera, 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 il tasso di interesse di riferimento sarebbe profondamente diverso a seconda dei paesi che insieme decidessero di uscire dall'euro, se formassero insieme accordi monetari, oppure se ci esce solo l'Italia. Siccome io oggi non credo, se andate a chiedere al governo spagnolo, a quello in carica, oggi avete visto al telegiornale cosa è successo, la gente è imbufalita, avverrebbe lo stesso anche con i precedenti però di altro colore politico, una volta che l'Europa si è impegnata a un certo salvataggio di un pacco di decine di miliardi di euro del sistema spagnolo, oggi la Spagna con quegli aiuti europei in pancia, se gli chiedete uscita insieme all'Italia, io ho dei dubbi. Gli spagnoli probabilmente risponderebbero più del 44%, sì, ma che lo possa fare e gli convenga farlo, questo non lo so. Perché gli ha prestato i soldi l'Europa. Prima domanda, se noi usciamo da soli, col nostro debito pubblico altissimo, il tasso di interesse schizza molto in alto. E allora schizza molto in alto, è vero che si convertono i risparmi, eccetera, eccetera, però il tasso di interesse di riferimento a quel punto diventa molto più elevato di quello attuale e quindi si paga di più. Dice a quel punto, secondo punto, il professor Brancaccio, però c'è una maniera di destra e una maniera di sinistra. Ha ragione anche in questo, con tutte le semplificazioni. A quel punto torniamo a diventare un paese iperindicizzato, perché altrimenti nel breve, ha ragione secondo me Sapelli, ci vanno di mezzo quelli che già se la passano così tanto male. L'iperindicizzazione è esattamente quella contro cui è nata l'Europa della Bundesbank, per essere chiari, nasce proprio per evitarlo. Quindi noi diventeremmo un paese, iperindicizzandoci per salvare i tanti milioni di italiani che stanno peggio, sui quali i mercati internazionali sparerebbero bordate come le corazzate con i cannoni da 406 mm. E naturalmente a quel punto, dice la professoressa Napoleone, c'è una risposta. Basta che noi torniamo a monetizzare il debito, cioè non teniamo più neanche la Banca d'Italia separata dal Tesoro, torniamo a prima del 1981, facciamo come il Giappone, dove in realtà è il nuovo governo che ha imposto questa cosa alla Banca Centrale di espandere il suo bilancio, comprando sui mercati del 30% del PIL in 2 anni, una roba che non si è mai vista nella storia della politica monetaria moderna. Bene, a quel punto, con un Tesoro che decide di far fare alla Banca d'Italia, stiamo ipotizzando una cosa di questo genere. Terzo, io contrappongo invece una mia cosa, vogliamo chiamarla di destra, ma che io invece preferirei.
Mentre tentiamo accordi diplomatici e politici con i paesi eurodeboli, che però hanno gli aiuti dell'Europa in pancia, a differenza di noi, dovremmo pensare che il vero guaio in Italia è questa pressione fiscale, questa spesa pubblica demenziale, che non è fatta per il welfare. Abbiamo 2 punti in più di PIL ogni anno di costi generali della pubblica amministrazione, su 720 miliardi di spesa pubblica primaria, cioè al netto degli interessi, perché quelli salirebbero uscendo dall'euro. Ce ne sono 330 quasi di acquisti, non di welfare, di acquisti. E possibile mai che lì non si possa fare niente, che sia sbagliato e che la sinistra dica è contro il welfare e contro i poveri? Non è affatto contro il welfare, è a favore delle cricche quella cacchio di spesa pubblica così elevata. Abbiamo appreso questa settimana di 250 pagine che ci ha regalato Giarda sulla spending review, fatta solo sulle forze di polizia, che per addetto medio della polizia stradale a Reggio Calabria, nella provincia di Reggio Calabria, oltre quello che spendiamo, come è giusto per la sua retribuzione, pensione, eccetera, spendiamo in media l'anno 44.000 euro l'anno per addetto, mentre la media nazionale è 2.500, la spesa pubblica italiana, quella per i quali ci sono 52% giustissimo, di PIL, Oscar, di pressione fiscale, è così elevata. Allora, si può fare una roba che è per i milioni di italiani che stanno peggio, ma capendo che il nostro problema fondamentale è la competitività del mercato interno, su questo ha ragione, sapete, ma anche questo Moloch dello Stato che prima dell'euro, con l'euro, dopo l'euro, continua a mangiare e a nutrire solo cose che non hanno niente a che fare né con l'efficienza economica né con il sostegno dei redditi ai milioni di italiani che non per colpa loro stanno peggio, molto peggio di quanto stiano altri. Abbiamo il break che in come volevo sentire il Brancaccio. Grazie, Oscar, bene. Scusa che vorrei sentirlo prima che andassimo in pubblicità. Su questo stesso tema, su quello che ha detto Giannini, osservo semplicemente che se si trattasse di rendere più efficiente la macchina della pubblica amministrazione, potremmo metterci e chiaramente valutare come fare, come non fare. Poi però alla fine chi va contro la spesa pubblica, questo penso che Giannino lo sappia bene, poi alla fine si ritrova a fare poderosi tagli alle pensioni, all'assistenza sociale, alla scuola, all'università, e a me francamente queste ricette che mi sembra che siano state ampiamente praticate in questo paese non soltanto non mi piacciono, ma non mi sembra nemmeno che abbiano prodotto grandi risultati. Questo credo che dobbiamo fare chiarezza, ma io vorrei insistere chiarendo che appunto se si arriva all'ora X, e cioè al momento di in cui verifichiamo che questo elefante, cioè la zona euro, che è sospeso su un filo, a un certo punto precipita, ebbene, ripeto, ci sono modi e modi di gestire la transizione. Per esempio, a quel punto vogliamo che si realizzi piena libertà di fuga dei capitali all'estero? Quindi vogliamo affidarci ad un cambio totalmente flessibile? O alternativamente vogliamo introdurre controlli sui movimenti di capitale? Anche questa, per esempio, è una scelta. Benissimo, ti dobbiamo interrompere per un break pubblicitario. Torniamo fra poco. È come se ci fosse, capito, un controllo del capitale qua pubblicitario. A tra pochissimo. Bene, siamo ritornati in studio, puntata sull'euro sì o euro no, speriamo di avervi dato qualche informazione in più, comunque le posizioni mi sembravano tutte molto articolate e interessanti. Ringraziamo quindi Giulio Sapelli da Firenze, ringraziamo Oscar Giannino che ci ha seguito e ci ha intrattenuto da Milano, il professor Brancaccio da Napoli e ringraziamo ovviamente Loretta Napoleoni. Che rinvitiamo presto tutti. Democrazia vendesi dalla crisi economica alla politica delle schede bianche. Rizzoli, economia e politica. Quindi noi ci vediamo. Il pamphlet anti-euro. Ci vediamo la settimana prossima. Così l'abbiamo già definito. L'economista grillina, il pamphlet anti-euro. Qualcos'altro vuoi dire? Da Napoleoni? Ci vediamo. Buonasera. Non ascolti Telese, ci sentiamo e ci vediamo sabato prossimo con una puntata straordinaria. Pazzesca. Sapete un po' cosa succede sabato prossimo? No, che succede? Ma non lo sai? No. C'è la manifestazione sulla povertà. Il PD vuole tutti in piazza contro la povertà. Sabato prossimo, non ce ne vogliamo occupare? Assolutamente sì.
Ma fatela la prossima contro lo settimana. Stato, che non ha i debiti commerciali. Bravo, delle imprese. Bravo Giannino! Fatela contro lo Stato, che è lui l'impoveritore maggiore. Un paese che non ha il debito alle imprese non sa dire a quanto ammonta. Oggi non c'era un solo editoriale in prima pagina di grandi direttori che dicesse: Stato, vergognati! Bravo, bene. Questo è lo Giannino che mi piace. Alla bravissimi. Prossima settimana. Alla prossima settimana. Anche Giannino in piazza contro lo Stato. E Giannino, sì, in piazza contro lo Stato, altro che contro la povertà. Sono due sinonimi. Buonasera. Purtroppo oggi in Italia. A sabato prossimo.